abbiamo delle immagini piuttosto rare, Zermiani, che vengono da Padova. Queste immagini hanno una storia. Una storia, un retroscena da svelare. Che come sempre lui riusciva a darti questi tipi di impressioni, non capivi proprio, effettivamente non c'era sempre la spiegazione materiale. Allora, siamo esattamente al giovedì precedente alla tragedia. Lo trovo a Imola, parliamo un po', e mi dice, senti, io vado a Padova perché, sempre per questa fondazione Senna, devo griffare una bicicletta, aveva già fatto la Ducati, con la Monster, aveva già fatto le altre cose. Allora dice, se vuoi, vieni con me, vedete, guardate quel cappellino, vieni con me e andiamo lì, facciamo questa cosa per beneficenza. Sì, sì, dico, guarda, vengo. Se non che Artioli, Romano Artioli, sapete che aveva la Bugatti, aveva appena fatto questa grande impresa che poi fu fallimentare, ma in effetti aveva, e l'aveva fatta provare a Schumacher. Allora Artioli mi dice, guarda che è una chicca per te, certo è un beneficio per me, però insomma Schumacher su questa Bugatti, che è una cosa che poi ha preso l'Audi, fecero la prova, sbatté e rovinò la Bugatti sull'avantreno, per cui fu una prova un po', i freni non funzionavano, come... fatto sta che lui è lì impegnato a Padova, come vedete, in questa fabbrica di biciclette, parla con le maestranze, gentile con tutti, con Baia Bella, dopodiché effettivamente è finito tutto questo tipo di impegno, io lo vedo, non sono andato a Padova perché sono andato da tutt'altra parte. Lui mi guarda, non fa una piega, mi dice, bene bene, grazie per il favore, sei stato gentilissimo, fai le solite furbate, probabilmente se c'era il pagliaccio ci andavi, tutte queste polemiche, no? Ma dico, no, guarda, ho avuto un'altra cosa. Ah beh, certo, hai visto il tedesco, chiaramente, quindi, però ti è andata anche male perché hai sbattuto la macchina. Volevo sapere come questo qui poteva essere a conoscenza di questi particolari. Guardate questo cappellino, continuo a farvelo vedere. A un certo punto mi dice, ma non c'è problema, sai? Guarda, pensate come andava avanti con i discorsi. Questa è la cassetta. Cos'è sta cassetta? È la cassetta girata che voi vedete qui. Dico, ma come l'hai fatta? C'era un ragazzino con una TV privata. Io ho detto, vuoi un'intervista in esclusiva con Senna? Questo qui dice, è diventato bianco, tremava tutto. Dice, come lo devo fare? Tu queste immagini qui le porti dentro nel tuo ufficio, dal tuo capo, le fai replicare, mi porti la cassetta replicata, io ti faccio l'intervista solo per te. Capirai, sto qui. È partito come un razzo. E mi ha detto, questa è la cassetta, non hai le scuse. Come vedi, ti ho fatto le riprese e siamo a posto. Fanne l'uso che vuoi. A quel punto gli ho detto, vabbè, grazie. Senti, però, gli ho detto, stasera c'è una festa di beneficenza, dammi qualcosa che la mettiamo all'asta. Ma dice, guarda, non ho niente qui, però c'ho questo. Quel cappellino che vedete è questo qui. Mi dai il cappellino, dice, ho questo, non ho nient'altro, non ho i guanti, niente, te lo firmo e lo metti. Io dovevo condurre quest'asta e a quel punto non avrei neanche dovuto partecipare. Invece, chissà perché, per quelle cose che vi dicevo, comincio a inanellare offerte e a ingarellarmi con quelli che offrono i soldi e arrivo a, non per fare valutazione, ma €1.200.000. A un certo punto lo prendo e mi dico, ma perché hanno fatto tutta questa cosa? Certo, la beneficenza, ma non era così raro per noi giornalisti avere un cappellino firmato. È l'ultimo regalo che mi fa, dopodiché non lo vedo più, e ovviamente questo qui lo tengo qui proprio come questo ricordo strano di una cosa che mi ha spinto qualcuno a fare, non ho capito perché. Un'altra cosa da far ascoltare i nostri telespettatori è una registrazione. Non tutti sanno che Senna era l'idolo assoluto di un ragazzino cranioleso che non riusciva a parlare, ad ascoltare, era in coma. Non poteva comunicare con nessuno. Ebbene, i genitori di questo bambino, d'accordo con i medici, fecero ascoltare ripetutamente una registrazione di Senna che cercava di incitare questo ragazzo. Ascoltiamola, poi vi diremo come è andata a finire. Ciao Massimo, qui Ayrton Senna, il pilota di Formula 1. A chi mi sembra tu sia un gran tifoso, ti posso dire forza, cerca da alzarsi, da svegliarti e venire a guardarci qui a Imola, sia le prove, sia la gara, insomma tutti qui ti aspettano e ti vogliono molto bene,
diciamo, cerca di alzarsi, di forza con la mentalità positiva e ti speriamo. Ciao, ti saluto. Zerniani. Sì, mi faceva impressione quel casco sulla macchina, è proprio pochi minuti prima di morire. Non lo appoggiava mai sulla macchina, lo so perché facendo interviste lui metteva il microfono qui, quindi aveva sempre il casco in testa. Ha fatto un'impressione pazzesca. Dicevo che quando muore Ratzenberger, che è il sabato, il venerdì si fa male a Barrichello, sabato muore Ratzenberger, vado per l'intervista e dico, parliamo un po', dice, sono troppo teso, lascia stare, non ne parliamo. Lunedì fermati, che spiegherò esattamente tutto, spariamo, lui usava molto i media, era intelligente da questo punto di vista, spariamo e lui proprio diceva, lo mettiamo nel TG1 delle 13, TG1 delle 13, il TG1 delle 20, sapeva tutto, in modo che faccia più scalpore. E ti do tutti i punti tragici, diciamo, pericolosi dei vari circuiti, e compreso Imola. Disse proprio. E ti dirò anche quello di Imola, che sono quegli avvallamenti davanti al tamburello. Agghiacciante, ho pensato dopo. E io così dici, vabbè, mi fermo lunedì, così mi dici anche dove vai ogni volta che fai i test qui, e alle 4 smetti, mentre gli altri tirano avanti fino alle 7, e tu entri in paese, in città, e probabilmente avrai una donna. Mi dice, non mi seguire perché non ti parlo più. Ma proprio fu una reazione cattiva, dico, boh, chissà dove va. A un certo punto muore. E io, non aveva senso, come il cappellino, cosa vado a fare se l'appuntamento non c'è più, lui è morto. Vado lo stesso in pista, c'è così di gente, la curiosità di capire le ragazzine che attaccavano i post-it sulla rete, i fiori, le cose, isteria collettiva proprio. A un certo punto uno mi batte la mano sulla spalla e mi dice, lei scusi, è Zerniani? Sì. Mi scusi, ma io non so niente di Formula 1, non so neanche chi fosse lei. E sono un medico, non credo in Dio, non sogno, stanotte ho sognato Ayrton Senna e mi ha detto consegna la cassettina a Zerniani. E allora dico, e che questa cassettina, dice, è una registrazione perché io come terapia per risvegliare le coscienze di chi è in coma profondo, mi vengono un po' i brividi di pensare che stiamo parlando e c'è Michael Schumacher in questa condizione di coma profondo. A un certo punto dice, mettiamo queste voci, rischi, suoni, chi il papà, chi i figli, in modo che quella parte di coscienza del cervello possa risvegliarsi e fare risvegliare e passare da coma profondo a coma vigile. Però dice, c'è un'esigenza che non possiamo farla una volta per sempre, bisogna rinnovare l'invito con altre frasi, con altri suoni. Lui andava quindi tutte le volte a fare queste registrazioni in ospedale, perché questo ragazzo... E nessuno ne era a conoscenza, no, se non i medici non e i familiari del ragazzo. Non voleva assolutamente. E questo qui mi consegna questa cosa perché dice, me l'ha detto lui. Quindi non è detto da Senna quando dice parlo con Dio, lo dice uno che come premessa dice sono ateo, non credo, non sogno, non so chi è lei.